E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Modville. Io sono Rodi e nell'ultimo episodio abbiamo iniziato la nostra area industriale. Stiamo continuando l'area mineraria che ha solo bisogno di più persone e un pochino più di tempo per produrre. E quindi oggi continuiamo queste due cose. Inoltre c'è un piccolo ingorgo da sistemare. Quindi, come ho intenzione di sistemarlo? Vedete che ho questo spazio vuoto e ho intenzione di sfruttarlo. Quindi andiamo a prendere ad esempio questo e vediamo un po' dove vogliono andare. Allora, la maggior parte delle auto vuole fare tutto questo giro e andarsene, il che è comprensibile e infatti noi non abbiamo nessun collegamento diretto così. Per arrivare fin qua giù praticamente gli conviene prendere l'autostrada. Hanno un po' ragione, non tanta, ma ne hanno un po'. E in più c'è tutta la gente che vuole andare dall'altra parte. Quindi quello che voglio fare è sfruttare questo spazio vuoto per fare qualche aggiunta alle nostre intersezioni. Quindi partiamo subito con queste aggiunte. Allora, autostrada, andiamo un po'. Vedete che intanto abbiamo una lunga fila di macchine che vogliono andare a sinistra, quindi diamogli l'occasione di andarci. Vediamo, sono di più quelle che vogliono andare dritto o quelle che vogliono andare di qua? Assolutamente quelle che vogliono andare dritto sono tantissime. Vediamo un po'. Potremmo semplicemente fare un collegamento che poi scende di qua e schiva del tutto l'incrocio. Non sarebbe una brutta scelta. Anche se devo dire, vedo che la coda si sta già riducendo, quindi forse non saranno necessari interventi. Vediamo un po'. Potrebbe anche essere che semplicemente aumentiamo il numero delle corsie, fine, sapete. Perché ok che sono code, ma non sono delle grandi code. Andiamo a togliere strisce pedonali e coso qua. Ok. Potremmo provare a far così, guardate. Ok. E poi a terra. Ok, ok. Ok. E ne mettiamo due qua, che vanno a sinistra invece di una. E una che va dritto, una che va a destra. Vediamo un po' come cambia la situazione. Qua dobbiamo anche girare la strada. Perfetto. Ok, poi andiamo a togliere ovviamente strisce e mettere il passare liberamente nell'incrocio. Ecco qua. E mettiamolo anche qua. Ok, perfetto. Quindi questi per la maggior parte sembra che vogliano andare dritto. Quindi diamogliene la possibilità. Questo avrà due dritti. Perfetto. Poi questo sembra che di sicuro voglio andare dritto a sinistra, quindi lasciamoglielo fare. E infine questa, il discorso sembra uguale, per cui lasciamoglielo fare. Anzi, vi dirò di più, non abbiamo praticamente nessuno che vuole andare a sinistra, quindi a sinistra mettiamo una singola corsia. Ok. Vi dirò, direi che faccio due segmenti di lunghezza. Mi sembra un pochino più sensato farlo lungo due. Ecco qua. Quindi rifacciamo le stesse regole.
niente strisce, liberi di entrare nell'incrocio, qua, bro, cringe. Perché mai? Ah, perché sei sopraelevata, hai ragione anche tu. Ok. Poi di nuovo, regole, niente strisce e vai liberamente. Niente strisce, vai liberamente. E niente strisce, vai liberamente. Vediamo se questo va a portare un accumulo un pochino diverso. Sono curioso. Sembrerebbe di sì ad occhio. Direi che questa volta abbiamo risolto in fretta. Sono sorpreso. Sorpreso, ma in modo positivo, vi dirò. Per cui, ottimo così. Andiamo a togliere sti parcheggi che sono ignobili. Ok. Perfetto. Se poi vedremo ancora traffico, allora andremo a fare come il piano originale, sfruttare questo vuoto per fare delle intersezioni migliori. Però, per il momento, mi ritengo abbastanza soddisfatto. Non mi piace questo, però. Facciamo così. Ok. Ok. Sono super soddisfatto. Non solo soddisfatto, super super. Allora, stavamo dicendo, la nostra area pedonale con tutte le strutture wall to wall. Queste strutture sono fatte apposta per essere appiccicate, come in questo caso. E come vi stavo spiegando l'ultima volta, fare qualcosa di curvo, vedete, l'aspetto è orribile. Rimangono dei vuoti d'erba che non hanno senso di esistere. Per cui questa zona la riempiremo interamente di cemento. Non sto scherzando. È l'unico modo per avere qualcosa di normale in quest'area qua. E è un peccato dover far così, però... queste sono le cose che bisogna fare quando le cose non si fanno secondo come vuole il gioco. Vedrete che nell'altra area pedonale che faremo, questa era un'area ad esempio, chiamiamola, vedrete che faremo le cose come il gioco vuole, non come andrebbero fatte, e si noterà la differenza. Ah, ok. Non era quello che doveva succedere. Si noterà la differenza, davvero. Vedrete che con una griglia vengono perfette. Così... ah. Yikes. Così non vengono granché e tocca cementare tutto. Peccato. Comunque, possiamo continuare ad aggiungere casette. Anche se è un po' difficile vederle adesso. Quindi andremo ad utilizzare questo. E sono curioso di vedere se le wall to wall vanno anche ad esistere in versione bassa densità o se esistono solo ad alta densità. Secondo me esistono solo ad alta densità. Le bassa densità mi mette quelle normali. Vediamo. Vediamo un po'. No, esistono anche le bassa densità, dai, ottimo così. Buono a sapersi. Ok, poi andiamo a fare quest'area qua. Ok.
Poi mettiamo dei negozietti qua in mezzo. E un ufficio qua. Ok. E metà l'abbiamo fatta. Ora, la nostra area mineraria. Abbiamo visto che siamo messi... La produzione non è sufficiente. Ce la stiamo buttando fuori una marea di ores invece che mandarli in produzione. 107 li facciamo, 19, 20, no, 20 vengono usati e gli altri... Beh, non si capisce cosa succede agli altri. È un po' un peccato, devo essere sincero. Comunque, dovremmo aver piazzato giù tutto quello che ci può servire, a parte le industrie uniche, quindi... Non è un problema, lo lasciamo fare. Ora, vediamo qua il traffico, sta continuando a procedere come deve. Ottimo così. Tutto intorno all'area sta procedendo come deve, non soltanto lì, meglio, meglio, meglio. La nostra università ha fatto il livello 2, non me ne ero nemmeno accorto, quindi andiamo a controllare come siamo messi. Secondo me l'avevamo fatto qualche tempo fa e non avevo piazzato, e avevo già piazzato giù gli edifici. Ah sì, ok, come non detto. Abbiamo perso il livello 2 e poi l'abbiamo riguadagnato. Ok, abbiamo finalmente completato l'area mineraria. Signori. Habemus Papam. Abbiamo la nostra rotella gigante, come la chiamo io. Abbiamo sbloccato tutti i magazzini. E dovremmo aver sbloccato un'altra roba che comunque richiede sempre plastica. La plastica è richiesta praticamente in tutte. Nella Lemonade no. La Lemonade potremmo già farla, però... Tanto sapete qual è il mio progetto, quindi non avrebbe senso farla ora. Qua non sono neanche state create le industrie che ho piazzato. Segno che la richiesta al momento è richiesta di uffici, non richiesta di industrie. E per cui andrò a piazzare qualche ufficio. Per qualche intendo una marea. Davvero. Ok, facciamo così. Ecco qua. Ecco qua. Ed ecco qua. Perfetto, vediamola sviluppare un po'. Ah, rieccomi. Allora, si è... Sì, è cresciuta un po'. Però, sinceramente, sapete, io voglio fare qualcosa di un po' più unico qua. Quindi, voglio togliere i tram da questo pezzo. Ora, il problema è che l'idea che ho in mente non credo la possiamo fare. Perché ci serve questo pezzo verticale qua di tram. Quindi, fatemi andare a vedere. Tram... Ok, no. È possibile fare quello che voglio io. Ottimo. Beh, prima cosa andiamo a salvare. Che non si sa mai. Prima di fare dei danni, quindi. Modville 36 è il nuovo salvataggio. Una volta fatto ciò... Siamo a posto. Andiamo a... piazzar giù queste nuove strade. Che hanno i tram... Non so dove. Ah, i tram stanno ai lati, ok, in terza corsia. Ok. Però qua sotto poi i tram noi li togliamo. Proprio tranquillamente li togliamo. Perché voglio andare a mettere la monorotaia lì sotto.
Farla così non mi dispiacerebbe. Non vi preoccupate che poi mettiamo anche le stazioni. Intanto voglio vedere come mi viene tutto questo. Adesso rifacciamo anche il ponte, non vi preoccupate. E qua in mezzo andiamo a metterla qua. E di nuovo andiamo a mettere questa perché abbiamo bisogno dei tram qua in mezzo. Ok. Ora. Il ponte dovrà essere un po' più alto. Adesso lo tiriamo su. Secondo me sarà questa l'altezza richiesta. E poi andiamo a usare Network Multitool e non in modalità aggiungi un nodo, grazie. E andiamo a far così. Ok. E, ok. Se fosse necessario lo alzeremo ancora di più. Ora, lasciamo fare un attimo per vedere come si va a sistemare la parte dei tram, perché dobbiamo andare a togliere i tram che girano qua intorno. Quella linea lì che girava qua intorno io la voglio togliere tutta, che era la blu scuro. Eccola qua. La tram blu scuro. Eccola qua. The Birch Square Local. Via. Perfetto. E l'altra che faceva il giro qua intorno. Non so nemmeno quale fosse. Credo sia già stata cancellata in automatico. O era questa qua rossa scura? Era quest'altra Birch Square Local, mi sa. Anche questa, via. Perfetto. Ok, ora non ci rimane che andare ad aggiungere le stazioni. Quindi, abbiamo le stazioni con sotto la strada, ma se non erro dovremmo avere le stazioni anche con i tram sotto. Monorail Tram Hub, eccolo qua. Eccolo qua, perfetto. Allora, per prima cosa io lo farei qua in mezzo. Ottimo. Poi andiamo a riprendere i tram e gli diciamo: signor tram, lei invece di fermarsi qua vicino, ho preso quella di tram, sì. Ah, questi sono bus. Vabbè, i bus mi va bene che si fermino lì. Allora, ai tram qua in mezzo poi gli daremo una via da prendere. Facciamo così allora. Poi prendiamo un'altra stazione che io voglio qua in mezzo. Quindi. Ecco qua. Andiamo a connettere. Perfetto. Poi ovviamente ne voglio una qua vicino. Andiamo sempre a riprenderla. Perfetto. Andiamo a prendere questa qua. Non è perfettamente allineata, ma... sali un altro pochino. Ok. Adesso lo è.
Fatto. E infine di qua. Vediamo un po'. Di qua potremmo metterla qua in mezzo, che non abbiamo niente al momento. Perfetto. Andiamo a fare... tiriamo via anche questo. Andiamo a far così. C'è problema. Poi. Andiamo a rimettere questa. E si è tolta. Ok. Adesso vediamo un po'. Qua sotto però non mi serve avere questa qua, adesso che ci penso, perché non ho più i nostri amiconi sotto. Quindi questo possiamo cavarlo. Non abbiamo più i tram sotto qua. Non c'è un 6 corsie per questa versione? Io mi ricordavo che c'era. Questa era solo stazioni, eh sì. Eppure io mi ricordo che c'era. Vediamo un po'. Monorail hubs. Con l'harbor, con i bus. Sa che a questo punto bisogna sempre andare a mettere questo qua. È l'unico che abbia 6 corsie. No, perché quella a destra per i tram. Never mind. Ci accontenteremo di 2 corsie. Quindi in questo caso tu ti sposti e te ne vai di là, ragazzo mio. Perché io voglio 3 corsie all'incrocio. Perfetto. E quindi andiamo anche a spostare questa. E andiamo a rimetterla così. Non è proprio perfetta, ma... Ok. Non è perfetta, ma direi che ci si può accontentare. Ma sono un pollo. L'ho rimessa quella coi tram, non la voglio quella coi tram. Dammi quella senza. Ma che pollo. Un pollo galattico proprio. Perfetto. E andiamo anche a potenziare questo che... se no ci tiene spazzata la monorotaia. Ok. Ora, possiamo fare ripartire il traffico. Possiamo andare a dire, tu, te ne vai qua, te ne vai qua. Te ne vai qua, torni a casa, e tu, te ne vai qua, te ne vai qua, te ne vai qua, e torni a casa. Ora, non ci rimane che decidere per i tram. Allora. Tram che abbiamo qua in mezzo e possiamo benissimo far fermare. Invece che farli fermare qua. Vediamo un po'. È un po' difficile distinguere le linee qua in mezzo, devo dirvi. Quindi qua i tram hanno tutte le stradine laterali. Ok, questo è un tram. Quindi questo lo andiamo a spostare qua in mezzo. Ok. Questo è un tram, lo andiamo a spostare qua in mezzo. E i bus qua li leviamo, perché i bus qua fanno solo casino. Non c'è più ragione di averli i bus qua. Quindi la 19esima linea
Via. Vediamo se c'è un'altra linea qua in mezzo. Sì, Strawberry Hills. Via. Ok. Dovremmo aver risolto un po' del casino. E devo dire, sono molto contento del risultato. Ma davvero molto. Ora voglio dare qualche parcheggio qua in mezzo perché praticamente non ne hanno. Ok, e poi andiamo a levare i parcheggi proprio. No, no. No, no. E no, no. Ok. Wait. Ho visto bene? La monorotaia stava aspettando al semaforo? Perché hanno tutti e due la stessa stazione? Wait a second. Wait a second. No, 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 no. Qua c'è qualche errore con le monorotaie. No, 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 no. Fermi tutti, fermi, fermi tutti. Rifacciamo le monorotaie perché qua c'è veramente un grosso problema. Quindi... tu te ne vai dritto, gira intorno e torni. Tu te ne vai di qua, di qua, di qua e torni. Ok. Poi monorotaia e andiamo a mettere quella più veloce. Perfetto. Questi stop hanno le scale per salire? Sì, perfetto. E questi qua hanno le scale per salire? Sì, perfetto. Ok, ok. Sarà un po' una litigata, ma ce l'abbiamo fatta. Ora... l'interno della nostra area è praticamente a posto, mancano giusto questi pezzettini. Noi andiamo a farli subito. E siamo a posto. Quindi bisogna fare l'esterno dell'area. Io aggiungo altri uffici perché abbiamo veramente una marea di uffici da mettere. E non sto nemmeno scherzando. Vedete che come area adesso sta meglio, che ho fatto tutto il giro intorno col cemento. Perché ci sono purtroppo questi spazi vuoti che sono brutti così, sono veramente brutti. Bisogna farli tutti attaccati. Davvero, faremo un'altra area questa volta a griglia e vedrete la differenza. Si vedrà veramente bene. Ok. Qua sta proseguendo come deve, qua non abbiamo problemi. L'incrocio qua giù... il traffico sta venendo smaltito senza problemi anche lì. Perfetto. La nostra stazione 270, va buono picciò. Abbiamo due studenti in più in ogni università. Grande miglioramento quest'anno.
Ora c'è una cosa che è un po' che non controlliamo, cioè questo. Ne abbiamo uno solo, no, ne abbiamo due. Vediamo di metterne un terzo di road maintenance. Non ho capito perché questo è illuminato. Ah, è un casello, ok. Il casello è illuminato di bianco. Strano. Ok. Mi piacerebbe mettere un road maintenance qua in mezzo, però secondo me ha poco senso. No, dai, il senso c'ha. Perfetto. 62 giorni a City Skylines 2, signori, eh. Siamo sempre più vicini. Non vedo l'ora. Sono veramente euforico. Cheat. Ora, iniziamo a avere abbastanza persone che fanno questa strada qua, alleluia. Però, abbiamo le persone che continuano a fare la curva U invece di fare il giro giusto. Vabbè, risolveremo più avanti, non è un problema quello. Si sistema veramente molto in fretta. Abbiamo un decente numero di persone che fa sto giro. Il nostro zoo è sempre utilizzato, anche se devo dire un pochino meno degli inizi. Vediamo un po' la nostra area campione. Sì, c'è meno gente che usa lo zoo adesso. I nostri camion fanno il loro lavoro. Il nostro parchetto è un pochino meno utilizzato. Si stanno iniziando a vedere gli effetti di non poter avere più persone e auto per strada. Pian piano il traffico si ridurrà. Ok. Ok, ok, ok. Come è messa questa, ad esempio? Praticamente vuota. Ok, tipo qua che avevamo 400 persone. 294. E pian piano sono calati i numeri. Sono curioso di vedere. Non è che ho avuto una death wave. Death rate. No, non ho avuto nessuna ondata di morti. Ok. Non abbiamo mai avuto disastri, quindi perfetto. Turisti siamo sempre in crescita. Soldi, ormai non ci siamo più scollati praticamente. Stessa cosa il budget, perfetto, perfetto. Sono molto soddisfatto di come sta venendo tutto questo, devo dirvi. Hanno iniziato a utilizzare anche il giro qua intorno? Sembrerebbe di sì, ne? Eh già. Ottimo, ottimo, ottimo. Porco, qua si sta creando di nuovo coda. Però si è liberata subito, dai, ok, ci sta. Sì, excusez-moi. Porqua. Perché ha già sbagliato, ecco porqua. Ok. Ok, ok, ok. Signori, direi che per questo episodio ci siamo. Abbiamo 1250 passeggeri da questa singola stazione. Quindi direi che è un buon segno. E noi ci vediamo nel prossimo episodio.